So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Prima di tutto facciamo gli auguri per il Natale che incombe non solo alle nostre spalle come forma di presepe, ma incombe anche come festività, come gioia per i bambini, come appunto gioia, presepe, vero Graziella? Verissimo, è una festività molto importante e dovrebbe portare allegria e pace in tutti, e il presepe è una rappresentazione di questo. Ecco, pace in tutti. Se il pensiero andiamo proprio alle terre dove è nato Gesù bambino, in questo momento di pace non è che ce n'è molta. Ma ritorniamo al nostro lavoro, vero Graziella? Da dove è nata l'idea di portarlo in un bar, anche se è il bar dell'oratorio? Cioè, però è una bella idea, diciamolo. Sì, 3 anni fa ho visto questo presepe per la prima volta, anche se era diverso, e mi sembrava un peccato che la gente non potesse vederlo. E il signor Enzo Granza, che è l'autore del presepe, lo aveva in casa sua. Nel bar c'è la possibilità che molta più gente lo possa ammirare e apprezzare. È vero, perché come dire, qui è anche un punto dove si può venire, magari in una casa rimane un tesoro per pochi intimi. Ecco, abbiamo detto che si può venire. Quando si può venire? Tutti i giorni. Il bar apre alle 9 del mattino e chiude alla sera verso le 10:30. Facciamo orario continuato e per tutto dicembre e fino alla Befana resteremo aperti tutti i giorni. Naturalmente a Visino di Valbrona. Ecco, ho visto che ci sono alcune cose interessanti, tanti belli spunti, poi ci si divertirà a vederli. L'idea del vulcano, chi è venuta per esempio? L'autore è stato Enzo che si è ispirato così e lui ha fatto tutte le casette, i movimenti, con i meccanismi, le luci. E ogni anno aggiunge un pezzo nuovo e degli elementi nuovi. Ecco, poi abbiamo visto che di nuovo ci sono anche i romani con le loro tende. Sì, ha fatto l'accampamento. Il presepe è diviso, diciamo, in parti. C'è la parte agricola, cittadina con i lavori, i mestieri, e la parte romana, e poi c'è la zona intima della natività, che è in primo piano, come è giusto? Sì. Una considerazione che viene spontanea, visto che abbiamo parlato di gioia, i bambini vengono a vedere? Vengono, le mamme e i papà li portano a vedere, vorrebbero toccare e a guardare tutto. Grazie a voi ancora, spettatori, e a chi vorrà venire a vedere questo presepe.